quello di cui parleremo oggi è la, i corsi erogati appunto dal Dipartimento ICEA, che è il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università di Padova. Parleremo dell'offerta formativa e entreremo nel merito di quali sono appunto i vari ingegneri che noi andiamo a preparare con le nostre discipline. E alcuni poi dettagli su quelli che sono i termini di ammissione e altri riferimenti. Parto subito con l'argomento. E qualcuno potrebbe chiedersi perché scegliere appunto l'ingegnere civile. È chiaro che è innanzitutto la prima cosa importante e deve piacere. Io penso sempre che uno deve scegliere il lavoro che gli piace e che gli dà le soddisfazioni. Quindi la prima pensiero che penso tutti debbano fare è appunto mi piace. Poi effettivamente offre delle buone opportunità, nel senso che è una scelta che garantisce di solito un ottimo e rapido accesso nel mondo del lavoro, sia rapido ma anche con buone retribuzioni. È aperto sia al genere femminile che al genere maschile. Una volta l'ingegnere era sempre maschile, ma sempre di più ormai nell'ambiente lavorativo troviamo delle ottime ingegnere anche al femminile, quindi sicuramente non ci sono più differenze di genere in questo settore, lo posso dire, sono donna ormai da 35 anni, faccio questo lavoro. E circa abbiamo preparato del piccolo filmato che presenta alcune testimonianze dei nostri allievi e lo farei partire subito in diretta così. Io penso che un corso di studi presso il Licea consenta agli studenti di perfezionare le proprie capacità di risoluzione di problemi. Hello everyone, my name is Vivian, I'm from Turkey. Sono laureata l'anno scorso in ingegneria edile e architettura. Sono uno studente del secondo anno della laurea magistrale in ingegneria matematica e mi occupo di ricerca e di supporto alla didattica. Uno studente di ingegneria civile esce dall'università, la possibilità di progettare dighe, progettare strade, ponti. È un corso di studi internazionale, la magistrale è completamente erogata in lingua inglese. Avevo visto che tale corso di studi di ingegneria per l'ambiente e il territorio era un corso nuovo. Oltre a fornirti delle basi ingegneristiche, secondo me ti dà anche l'opportunità di approfondire tematiche molto attuali come la gestione dei rifiuti, il trattamento delle acque reflue, sia nell'ambito dell'ingegneria edile, ma anche quello dell'architettura e quello dell'urbanistica. Sono uno studente particolarmente interessato alla modellistica matematica. Tutti quei corsi più numerici e computazionali che mi hanno poi permesso di svolgere il lavoro che sto facendo. Esami di progettazione stradale in cui vengono utilizzati software CAD o anche cose più sofisticate, sono quelle cose che poi sono richieste nei vari studi professionali. C'è stato un professore che mi ha indirizzato verso questo mondo appunto di modellistica numerica e mi ha affascinato molto da subito. Io sto lavorando a un progetto di rigenerazione delle periferie, particolarmente qui a Campo San Piero, vicino a Padova. Sono stati illuminanti non solo per l'interesse delle tematiche, ma anche per l'interesse che i professori hanno trasmesso a noi studenti. Basti pensare al problema sismico in Italia, basti pensare ai problemi ambientali che ci sono, alla gestione del patrimonio esistente piuttosto che al monitoraggio strutturale. Praticamente, considerando che l'interazione delle opere con suolo, risorse idriche, actually at DJR there are several aspects and again, being an international student, the most attractive for me is the international opportunities. La magistrale era stata erogata in lingua inglese, abbiamo avuto la fortuna di avere tre docenti provenienti da università straniere, sono stati molto molto apprezzati. C'è l'opportunità di molti tirocini interni, laboratori come quello di geotecnica, di chimica, di ingegneria sanitaria, di idraulica. La mia ambizione al momento è probabilmente continuare con la ricerca, quindi magari fare un dottorato e continuare come ricercatore. Poi in futuro neanche promesso di vincere una borsa per andare a fare un tirocinio di 6 mesi da Renzo Piano, per me è come un sogno che si è realizzato. Sono Manuela Pirotto e sono uno scienziato al Global Moment Simulation Office di NASA a Washington DC. Ho studiato ingegneria civile ambientale a Padova.
e quando mi sono iscritta volevo costruire un ponte. In realtà il mio percorso di studio è cambiato, sono riuscita a venire a studiare in California per un anno grazie a un accordo bilaterale con l'Università di Padova, e durante quell'anno ho capito che l'ipnologia poteva essere studiata anche con satelliti. E quindi è questo che io sto facendo qui alla NATO, studiare l'ipnologia attraverso immagini satellitari. Ho in programma per il prossimo semestre di andare a fare la tesi all'estero, quindi vedremo come andrà. Benissimo. Avete visto come le opportunità, è un video molto rapido, forse un po' di confusione, però effettivamente ha cercato di condensare in pochissimi minuti tante cose che possono essere fatte dentro la nostra università. Cerchiamo di fare un po' di ordine, innanzitutto. Torno un attimo al discorso della possibilità offerte. In questo momento nostra laurea è particolarmente richiesta, al di là delle pubblicità che vediamo in questi giorni anche in televisione, dove si chiedono laureati appunto in ingegneria civile, architettura e anche geometri, quindi guarda proprio le lauree che eroghiamo noi. Effettivamente nell'ultimo periodo abbiamo visto un recupero, c'era stato prima un periodo di crisi per quel che riguarda le costruzioni, e negli ultimi due anni abbiamo avuto recupero. In questo momento i nostri laureati ce li vengono a chiedere prima che vengano appunto, che possano uscire, terminare il corso di studio, e la crescita come vedete nell'ultimo periodo è stata anche abbastanza significativa, 45% per quello che riguarda i laureati in architettura e il 29-30% per quello che riguarda i laureati in civile e ambientale. E anche per quanto riguarda le retribuzioni sono abbastanza buone. Qui vediamo ad esempio una comparazione tra le retribuzioni dei laureati da un'indagine fatta sui laureati a 5 anni dalla laurea, e vedete come la retribuzione è abbastanza nettamente più alta di quella dei laureati, della media nazionale appunto dei laureati. Anche l'occupazione, come vedete, è buona, a 5 anni dalla data di laurea sono occupati l'87% dei ragazzi, e quindi è un buon numero per noi. Entriamo nel merito dei corsi di laurea che noi eroghiamo. Abbiamo lauree di primo livello, quindi lauree triennali, in particolare abbiamo la laurea in ambiente e territorio, civile e tecnologie digitali per l'edilizia e il territorio. E poi abbiamo le lauree magistrali, alcune sono delle prosecuzioni naturali delle triennali, quindi l'ambiente e il territorio continua appunto nella magistrale sempre in ambiente e territorio, idem per la civile. Abbiamo invece altre lauree che sono nate espressamente per dare una maggior possibilità nell'ambito appunto della magistrale, sono quella dell'ingegneria matematica, l'avete sentita citare nel video qualche volta, la laurea di sviluppo sostenibile del territorio, Sustainable Territorial Development, la laurea di ingegneria del rischio idraulico e geologico, Water and Geological Risk Engineering, e queste appunto sono le nostre magistrali. Abbiamo infine la laurea a ciclo unico in edile ed architettura, quindi è qualcosa che in qualche maniera si una figura intermedia appunto tra l'ingegnere e l'architetto, anche se è un ingegnere a tutti gli effetti, perché c'è una buonissima base di ingegneria. Entriamo ora nel merito invece delle singole lauree, quindi partiamo con il corso di laurea in ingegneria civile, vi farò l'ingegneria civile e l'ambientale e poi passerò la parola ai miei colleghi. L'ingegnere civile, io lo conosco particolarmente bene essendo ingegnere civile, ma è un tecnico che si occupa delle opere civili, che si differenziano appunto dalle opere militari, cioè il nome prende proprio, è nato per differenziarsi. Questo ingegnere è in grado di progettare, costruire, quindi seguire tutta la fase di realizzazione di un'opera, dalla iniziale ideazione fino alla sua costruzione e anche al collaudo messa in funzione.
ma anche può evidentemente intervenire su opere già esistenti con manutenzione, restauro e quant'altro serve. Ci occupiamo di varie discipline dell'ingegneria civile, tutte le opere appunto del nostro vivere quotidiano, quindi opere idrauliche, opere costruite, quindi edifici, ponti, opere stradali, quindi le strade, gli aeroporti, e anche poi chiaramente opere geotecniche tipo le gallerie, la sistemazione delle frane, ecco, più difficile dire qual è un'opera geotecnica, ma esistono anche quelle. Per quanto riguarda la laurea del primo livello, si suddivide in 3 anni, poi suddivisi a loro volta in primo e secondo semestre, e il primo anno e mezzo circa, viene destinato al svolgimento e ai primi esami che sono legati alle materie di base, quindi le matematiche, le fisiche, la chimica, il disegno tecnico, la fisica tecnica e il calcolo numerico, che sarebbe sostanzialmente il linguaggio dei computer, come vengono programmati i computer, come si fanno i calcoli con i computer, i metodi statistici e poi anche qualcosa ancora di fisica un po' più teorica, che è la meccanica razionale. Dopodiché, finito il primo anno e mezzo di queste materie, si passa alle materie più specialistiche, alcune un po' di base generale come l'idraulica, le scienze di costruzione, altre più applicate come l'architettura tecnica, la tecnica delle costruzioni, geotecnica, i sistemi di trasporto, le strade e la costruzione di strade, ferrovie, aeroporti e le costruzioni idrauliche. Oltre a questi esami trovate poi, questi sono gli esami, quelli che ho un po' citato, sono gli esami obbligatori, quindi previsti qui in questo schema, nelle prime 2 colonne. Oltre a questi abbiamo alcuni esami a scelta che lo studente può aggiungere al suo curriculum verso la fine, in particolare sono 2 da scegliere e sono appunto scelti in questa lista, sono cose un po' più specialistiche che uno sceglie per suo proprio di passione, diciamo. Infine, chiaramente, abbiamo una prova finale abbastanza leggera da fare infine, e che serve un pochino anche per far lavorare il ragazzo un po' in autonomia, sostanzialmente, sviluppare un primo grado di autonomia. Dopo di questo si passa alla laurea magistrale. Chiaramente il laureato triennale può già andare a lavorare all'esterno, ma noi vediamo che molto spesso i ragazzi preferiscono continuare, e praticamente il 98% continua. E la laurea magistrale da noi permette di avere 5 possibili sbocchi, quindi 5 diversi curriculum di specializzazioni, che sono quelle di geotecnica, idraulica, strutture, trasporti e edilizia edile. Qui appunto il ragazzo incomincia a scegliere in base al proprio gusto. Tutti offrono ottime possibilità di lavoro, quindi uno o l'altro non è che sia così importante, bisogna un po' appunto sentire quello che piace. Per quanto riguarda la suddivisione dei corsi, anche nella laurea magistrale, che dura 2 anni e ancora ha la struttura divisa a semestri, abbiamo degli esami generali che vengono fatti da tutti, quali topografia, economia ed estimo, tecnica delle costruzioni 2, un esame di lingua inglese per arrivare a un livello B2, e dopo invece ci sono gli esami un po' quelli un po' più di specializzazione, quelli indicati con il bollino verde, appunto, sono quelli che sono stati indicati come obbligatori dal singolo curriculum, e quindi sono diversi da curriculum a curriculum. E in questo caso, ad esempio, per la geotecnica troviamo degli esami che sono proprio di geotecnica, come fondazioni, miglioramento dei terreni, costruzioni ed opere, costruzioni sotterranee ed opere di sostegno, geotecnica nella difesa del territorio. Altri invece sono magari presi da altri corsi o da altri indirizzi, come ad esempio le costruzioni marittime o la meccanica computazionale. Ecco, quindi abbiamo però quelli indicati in verde appunto sono obbligatori, e questo discorso vale per tutti i curricula anche dopo. Infine, per integrare e completare la preparazione, anche qui abbiamo degli esami a scelta che possono essere presi dagli altri curriculum o anche da altri
corsi di laurea ed infine la prova finale, che in questo caso è una prova finale di un certo peso, in quanto appunto si vuole che il ragazzo incominci a mettersi in gioco, dimostri le sue capacità non solo nell'imparare e ripetere dei corsi, ma delle informazioni che gli vengono dati durante i corsi, ma anche a utilizzare queste informazioni per fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso che non è mai stato fatto, un progetto, uno studio sperimentale o anche altre cose, come potrete vedere. L'idraulica, per quanto riguarda il corso idraulico, anche qui come vedete c'è la suddivisione in corsi obbligatori per tutti, corsi obbligatori per il singolo curriculum e poi corsi a scelta. Indicati col bollino verde troviamo gli esami di complementi di idraulica, ancora teoria dell'idraulica, idrologia, veniva citata dalla dottoressa che lavora alla NASA, appunto che studia i problemi dell'idrologia dal satellite, le costruzioni idrauliche, l'idromeccanica, le costruzioni marittime che vi ho già citato prima, i sistemi di drenaggio e distribuzione delle acque, cioè quindi fognature e acquedotti sostanzialmente, e l'idraulica fluviale. E anche qui gli esami, come vi dicevo, a scelta. Per quanto riguarda le strutture, vado un po' rapida, abbiamo come esami dell'indirizzo, complementi di scienza delle costruzioni, la meccanica computazionale, la dinamica delle strutture che è molto importante quando dobbiamo verificare appunto che le nostre strutture non resistano ai terremoti, il progetto di strutture, elementi di fondazione, ogni fabbricato si appoggio sul terreno, quindi bisogna capire come interagisci con il terreno, la valutazione e miglioramento della sicurezza delle strutture esistenti, adesso un problema molto importante, abbiamo visto cosa sta succedendo nelle nostre strutture già esistenti perché incominciano a essere vecchie e quindi bisogna verificarle, e progetti di ponti. Per quanto riguarda invece i trasporti, abbiamo come esami specialistici la tecnica economia dei trasporti, la tecnica e teoria della circolazione, la gestione e l'esercizio dei sistemi di trasporto, quindi le reti viarie, le reti di trasporto, gli aeroporti, le ferrovie, eccetera, eccetera. Poi come si realizzano fisicamente invece appunto queste infrastrutture, quindi le infrastrutture viarie ed aeroportuali, la progettazione delle infrastrutture viarie, abbiamo un laboratorio di ingegneria dei trasporti e le problematiche legate alla sicurezza delle infrastrutture e alla logistica, quindi come vengono gestite le merci nelle nostre, appunto, nella rete viaria o ferroviaria. Ecco, quindi questi sono i corsi. Infine l'ultimo indirizzo, recentemente istituito ma ha un ottimo successo, è l'indirizzo in edile. Qui si differenzia perché è un ingegnere che si occupa appunto di opere edili e quindi si occupa di sia della progettazione che del recupero del nostro patrimonio edilizio, e quindi troviamo, come vedete, l'esame di recupero edilizio, troviamo l'esame di progettazione edilizia, progettazione di strutture, di nuovo elementi di fondazione, dinamica delle strutture, la progettazione di impianti e di biotecnologia, quindi diciamo quella tecnologia un po' avanzata che adesso cerca di costruire le cosiddette case smart, quindi a misura dell'uomo, e poi valutazione e miglioramento della sicurezza delle strutture esistenti. Ecco, quindi questi sono un po' i corsi a disposizione. Ecco, qui c'è forse un po' una ripetizione, nel senso che i curricula sono di nuovo ripetuti, ma avete alcune immagini di opere che
vengono eseguite. Ad esempio, prima parlavo dell'indirizzo di geotecnica, quindi l'indirizzo di geotecnica che si occupa di studiare e modellare appunto il sottosuolo e il comportamento delle nostre opere di ingegneria in relazione con il sottosuolo, quindi gli effetti che può avere appunto un terreno di scarse caratteristiche su un edificio, quindi in termini di crollo dell'edificio o semplicemente anche solo di assestamenti dell'edificio. Tutto quello che riguarda poi lo scavo delle gallerie, quindi lo scavo anche delle miniere all'interno degli ammassi rocciosi o nel terreno stesso, lo studio delle dighe in terra, scusate, torno un attimo indietro, quindi opere in terra, e poi varie anche altre cose. Però insomma, tutto quello che ha a che fare, diciamo, con l'interazione col terreno. Per quanto riguarda invece il curriculum idraulico, vengono a essere studiate tutte quelle opere che hanno a che fare appunto con l'acqua, che siano delle dighe costruite in un corso d'acqua, che siano delle opere costruite lungo la costa, quindi nel mare, e che siano opere che ci servono per sfruttare l'acqua, quindi appunto gli acquedotti. Qui è mostrato un acquedotto romano, ma ancora gli acquedotti li costruiamo, o appunto le opere di regolazione per la bonifica e l'irrigazione, quindi nel campo agricolo. Ecco, quindi abbiamo veramente tantissime opere che si possono fare. Per quanto riguarda le strutture, quindi questo forse è il più facile da dire, perché tutti noi abbiamo ben chiaro cos'è una struttura, cos'è un ponte, cos'è un edificio. Si va da strutture semplici a strutture anche molto complesse, come possono essere i ponti strallati. Queste strutture vengono studiate in forma semplice attraverso sistemi empirici o metodologie, formule semplici, oppure attraverso anche modellazione numerica, come vedete nell'immagine in alto, cioè una modellazione fatta con il computer. E ci occupiamo appunto di poi anche di comportamento meccanico dei materiali, andando a studiare sia i materiali più tradizionali, quali il calcestruzzo, gli acciai, ma anche poi materiali innovativi come i materiali, ad esempio, biomedicali che vengono utilizzati per fare gli arti umani. Ecco, quindi veramente ci occupiamo di tante cose. Per quanto riguarda il curriculum dei sistemi e infrastrutture di trasporto, qui appunto ci occupiamo di tutto quella che è le problematiche legate al movimento delle persone, il movimento delle merci, lo spostamento da un luogo all'altro. Quindi quando parliamo di infrastrutture, chiaramente l'infrastruttura deve essere prima pianificata, dobbiamo decidere quale rete utilizzare, se la merce è bene farla muovere su treno o su strada, su gomma, oppure farla volare con l'aereo da una parte all'altra, o via nave anche, chiaramente. Quindi il sistema di trasporto è appunto qual è la metodologia migliore per spostare le nostre merci, le nostre persone. Poi chiaramente, una volta che viene individuato il sistema e tracciato il percorso che deve fare la nostra merce o le persone, andiamo a studiare come dobbiamo appunto costruire le strade, le ferrovie, eventualmente anche le reti di trasporto urbano, quindi tram, come fa vedere questa immagine, oppure come devono essere progettati chiaramente gli aeroporti, quindi la progettazione vera e propria della struttura viaria, ok? Per quanto riguarda il curriculum edile, ci occupiamo appunto di edilizia, sia per quanto riguarda i sistemi, diciamo, industrializzati per l'edilizia, quindi tutto quello che può essere prefabbricato, i materiali che vengono utilizzati, o il calcestruzzo o anche le tegole, ma anche dopo tutti i nuovi materiali, le impermeabilizzazioni, le coperture, i pannelli esterni, tutta questa cosa qui. La sicurezza dei cantieri, ci occupiamo di gestire la sicurezza appunto e preparare anche delle persone un po' per quel che riguarda la sicurezza, ma su questo c'è un indirizzo poi specifico. La progettazione antincendio, quindi negli ultimi anni abbiamo avuto diversi episodi non simpatici, diciamo, di
problemi appunto con gli incendi, e quindi deve essere eseguita anche una progettazione per proteggere appunto le persone che abitano nelle diverse strutture a mettersi in salvo e quindi non rimanere intrappolati nel caso di un incendio. E quindi poi ci occupiamo di recupero e conservazione degli degli edifici esistenti. In Italia noi siamo, credo, tra le popolazioni più all'avanguardia su queste tematiche, perché abbiamo un patrimonio edilizio anche molto importante che tendiamo di solito a conservare. Per quanto riguarda gli sbocchi dei nostri ingegneri civili possono essere di diverso tipo. È possibile andare a lavorare presso gli enti pubblici di tipo statale, regionale o comunale, quindi occuparsi di progettazioni, validazione dei progetti e appalto dei progetti appunto all'interno di questi apparati. Potete lavorare all'interno di società di progettazione e consulenza, quindi dove il progetto viene realmente pensato, ideato e pianificato in tutte le sue parti. Andiamo poi sulla libera professione, quindi uno può lavorare come libero professionista o dentro società, o infine puoi lavorare all'interno di imprese di costruzione, quindi gestire la esecuzione dell'opera all'interno dell'impresa che la va a realizzare. Sono riportati alcuni temi. L'ingegneria in questi anni sta veramente saltando alla ribalta, perché veniva per anni data come scontata, ma i problemi di ingegneria civile ci sono continuamente. Pensate appunto a tutti i problemi di viabilità che abbiamo, pensate quanto si è parlato di TAV negli ultimi anni, di nuova rete viaria, la metropolitana per Venezia, insomma ce ne sono veramente tantissime di problematiche che noi ci troviamo continuamente ad affrontare sul tema della viabilità, sul tema delle strutture. Pensate, il Ponte Morandi è un esempio, ma ci sono veramente tantissime ponti che hanno bisogno di essere restaurati in questo momento, di essere ripensati. Il rischio sismico: l'Italia è tra le nazioni più affette dai terremoti, perché per la particolare situazione in cui si trova, e quindi le nostre strutture devono essere ideate nel rispetto appunto delle sollecitazioni dinamiche. Il problema idraulico: pensate a quello che è stato in questi anni a causa anche del cambiamento climatico, le alluvioni che abbiamo visto qui in Veneto negli ultimi anni, e su questo stiamo lavorando tantissimo, c'è tantissimo lavoro da fare. E il rischio idrogeologico, tutto l'aspetto anche delle frane che continuamente ci appare anche in televisione. Per quanto riguarda l'ambiente e il territorio, è un laureato che è mirato proprio alla difesa dell'ambiente, del nostro ambiente circostante. Quindi non è più un tecnico che va a costruire, ma più a pensare come proteggere e realizzare dei processi di utilizzo dell'ambiente in maniera più virtuosi sostanzialmente. Quindi si studia appunto tutte le nostre relazioni con l'ambiente, come trattare e smaltire i residui, come sistemare o recuperare ambienti contaminati e come proteggere chiaramente l'ambiente nel nostro lavoro quotidiano. Anche qui abbiamo tre indirizzi: gli indirizzi della laurea magistrale, laurea che è tutta in inglese, sono tre: uno indirizzato all'ambiente e alla sostenibilità, un altro di nuovo sulla difesa del suolo e delle risorse idriche, ed un terzo infine per quel che riguarda la pianificazione e la gestione del territorio, come pianificare appunto la nostra vita e il nostro ambiente. È un ingegnere che deve avere un buon background di matematica, fisica chiaramente, ma anche di chimica, quindi qui troviamo più forse che negli altri settori l'aspetto chimico, quindi tutto quello che riguarda l'inquinamento. È un ingegnere che deve studiare molto l'ambiente circostante, capire qual è il problema, quindi è fare molta attenzione a analizzare il problema e a trovare delle soluzioni. Tutti gli ingegneri sono di questo tipo, però qui con un particolare appunto interesse verso l'ambiente.
Anche qui abbiamo materie della laurea triennale, vedete lo specchietto, lo schema su come sono distribuite nei tre anni le varie materie, chimica, le materie, come vi dicevo, di base, quelle matematica, fisica, eccetera, eccetera, quelle di chimica, quelle più specialistiche appunto di questa laurea, e poi quelle che entrano nello specifico appunto dell'applicazione, quindi abbiamo i fondamenti di ingegneria ambientale, abbiamo i fenomeni, un corso che si chiama fenomeni di trasporto, che studia appunto come gli inquinanti vengono trasportati in giro, come si diffondono nel nostro ambiente. Abbiamo dei corsi poi molto di applicazione al terzo anno, come potete vedere, circa l'ingegneria sanitaria, quindi che si occupa appunto dei reflui, la idrologia, degli ambienti naturali del costruito, di nuovo la geotecnica per capire com'è il territorio, cambiamenti climatici, come si adattano gli ecosistemi sia agli inquinamenti che al cambiamento climatico, e alcune idee su quella che può essere la gestione sostenibile del territorio. Anche in questo caso avete degli esami a scelta e qui di lato trovate tutto l'elenco dei possibili esami a scelta. Questi schemi li trovate in internet, quindi potete anche guardare in internet, quindi io corro veloce perché se siete interessati potete andarli a studiare meglio. Quello che mi preme è farvi capire questa suddivisione in materie di base, materie un po' più teoriche della disciplina e poi le materie applicate. Qui avete sommati insieme i tre curricula appunto dell'ingegneria ambientale, ambiente e sostenibilità, environmental and sustainability, land planning and management, quindi gestione del territorio, pianificazione, protezione del territorio, soil protection and water management, che appunto è quello che va a lavorare sulla protezione. I vari corsi in inglese li trovate poi nel dettaglio, quindi il primo corso più sul riciclo delle materie, sulla chimica degli inquinanti, anche l'economia circolare, quindi come i rifiuti devono essere recuperati e riutilizzati, il trattamento delle acque, quindi vedete qualcosa di abbastanza, diciamo, chimico legato ai materiali, al recupero dei materiali. Il land planning, dove invece ci occupiamo appunto di monitoraggio del territorio, quindi land surveying and geographical information system, quindi come viene catalogato, studiato e come vengono informatizzate le nostre informazioni sul territorio, e poi appunto esami di planning, quindi ad esempio butto l'occhio velocemente, ma li potete guardare appunto più nel dettaglio, perché poi in internet trovate tutte le schede di questi esami, quindi se andate a cercare nel sito del nostro dipartimento trovate la scheda di tutti i corsi di laurea e potete andare a guardare cosa fanno esame per esame. E quindi appunto protection del landscape, sarebbe protezione dell'ambiente, eccetera, eccetera. Alcuni esami sembrano un po' intermedi tra uno e l'altro, però insomma ci sono delle specificità. La pianificazione è più una gestione di ampio spettro del nostro territorio, il soil protection and water management entra più nel problema, nello specifico dei problemi locali di inquinamento o di protezione del territorio, nello specifico di un problema, quindi più nel dettaglio, diciamo. Anche qui chiaramente abbiamo alcune foto, rifiuti, quindi tutto il problema legato alla sostenibilità delle nostre produzioni, come utilizziamo appunto le nostre materie prime e come cerchiamo di recuperarle anche dai rifiuti, quindi impianti di depurazione, impianti di smaltimento e impianti di produzione, ad esempio, dell'energia dal metano, che viene recuperato dalle discariche o viene recuperato dagli impianti di depurazione. Ecco,
diciamo, l'ideare, cercare di studiare dei processi che siano appunto rispettosi dell'ambiente. Tutto il problema appunto dell'emergenza dei rifiuti che conosciamo bene, anche l'altra settimana un capannone pieno di rifiuti plastici ha preso fuoco, perché purtroppo abbiamo questo problema sul nostro territorio, problemi che abbiamo qui in Italia, in Europa, ma anche soprattutto nei paesi in via di sviluppo, veramente il problema è da affrontare in maniera importante. E poi appunto tutto quello che riguarda appunto il planning, come vi dicevo, la gestione del territorio, la pianificazione del nostro territorio, cercando di salvaguardarlo. Ecco, sono andato un po' veloce, tutti gli esempi ne abbiamo tutti i giorni. Chi di noi non conosce il problema del FAS adesso, nella zona appunto della zona vicentina e della pedemontana, insomma, tutti i problemi legati appunto all'inquinamento da FAS che è stato creato dalle varie industrie. Quindi questi sono i problemi con cui ci troviamo a che fare tutti i giorni. Sempre nell'ambiente del territorio c'è di nuovo un pochino, si interfacciano l'ingegnere idraulico e l'ingegnere di ambiente e territorio nella protezione appunto dalle alluvioni e del rischio idrogeologico, quindi quello che riguarda la protezione appunto, come sistemare i nostri fiumi, tutte le opere di protezione. E come dicevo, la laurea in magistrale in ingegneria ambientale o environmental engineering è erogata tutta in inglese e ha anche dei progetti in internship con lauree con università straniere e è possibile anche avere un titolo doppio con quello che viene chiamato il progetto TIME, quindi dove viene eseguito è possibile fare uno scambio con l'estero. Oltre al fatto che abbiamo continuamente scambi con l'estero anche per periodi più brevi, 6 mesi, nell'ambito appunto del programma Erasmus, che da anni funziona pienamente, ma immagino che tutti voi... Scusa Simonetta. Sì, ho finito. Sì, siamo un po' stretti coi tempi. Infatti, me ne rendevo conto. Bene. Devo fare anche la matematica io, giusto? Sì, se un attimo, no, se magari mostri un attimo quali sono i corsi di laurea magistrale che vengono erogati dal Licea, anche se magari sono tematiche un po' meno... Sì, no, vabbè, però la laurea magistrale matematica appunto è una laurea improntata appunto allo sviluppo di modelli matematici sempre per la nostra vita quotidiana, sia per quanto riguarda l'ingegneria, l'ambiente e il territorio, ma anche per il financial energy, engineering, cioè anche per diciamo tutto quell'aspetto, diciamo, di matematica finanziaria che viene realizzato però in maniera un po' ingegneristica, quindi studiata e pianificata con attenzione. È anche questo erogato in inglese, negli ultimi anni ha abbastanza successo e permette poi di collegarsi anche bene con l'estero. Abbiamo poi la laurea appunto in Sustainable Territorial Management, che è cominciata da pochissimo, anche questa è una laurea internazionale, molto nuova, che si occupa appunto di sviluppo sostenibile, anche con particolare riguardo anche all'esterno, diciamo, dell'Italia, non soltanto italiano, ma proprio vuole un sviluppo sostenibile di tutto il pianeta, diciamo, ecco. E affronta sia tematiche di carattere tecnico che economico per appunto sviluppare ed elaborare politiche di sviluppo sostenibile che tengono conto anche dei cambiamenti climatici e dell'aspetto economico, sociale e ambientale internazionale. Abbiamo infine questa laurea che parte adesso proprio, che è quella di Water and Geological Risk Management, che viene erogata a Rovigo e che appunto mira alla salvaguardia, allo sviluppo sostenibile nell'ambito di quelle che sono le prescrizioni delle Nazioni Unite, quindi i temi dati dalle Nazioni Unite che vengono qui evidenziati nei vari aspetti. Anche questa tutta in inglese. Bene,
Ma si potrebbe dire tantissimo su appunto quello che è il rischio in Italia, sia il rischio idraulico che geologico legato alle frane, alle inondazioni. Purtroppo l'Italia, per la particolare posizione in cui si trova e per il fatto che ha diciamo dei rilievi molto giovani rispetto ad altre, rispetto alla Germania o altre nazioni, siamo appunto un territorio che deve in qualche maniera molto giovane, quindi ha delle evoluzioni rapide e soggetto a diversi rischi importanti. Ecco, basta, io qui chiuderei. Chiaramente qui mi hanno messo tante slide, ma andiamo avanti perché ce n'è veramente tantissime. Per quanto riguarda la missione viene fatta attraverso un test, che è il test CISIA, che viene fatto erogato online. Qui trovate le informazioni, quindi il link ingegneria.unipd.it, che è il collegamento alla scuola di ingegneria dell'Università di Padova, dove trovate le informazioni appunto per quel che riguarda il test. Per quanto riguarda invece le lauree in inglese, abbiamo bisogno anche del TOLC sempre in internet trovate poi le varie FAQ, appunto un indirizzo dove potete mettere le varie vostre domande. Altre cose? Per quanto riguarda l'ingegneria, abbiamo un ingegnere civile avrebbe un numero ma è talmente alto che non ci sono problemi di ingresso. Di solito non ci sono, chi vuole iscriversi in ingegneria civile non ha grossi problemi, invece l'edile architettura ha un numero programmato di 92 persone, ma anche questo è un numero abbastanza alto che non ha grossi problemi per quanto riguarda l'accesso. Ecco. Paolo, ci sono cose che vuoi aggiungere tu? No, eventualmente su queste cose. Eventualmente riprendiamo dopo, finita la presentazione dei corsi, se ci sono dei chiarimenti da per parte. Per quanto riguarda dove siamo, noi siamo in via Marzolo, vicino a Piazza Portello, Porta Portello, abbastanza comodo con la ferrovia, quindi con la stazione ferroviaria, in 10 minuti si arriva tranquillamente, 10-15 minuti a piedi, ma anche oppure con l'autobus, però insomma, secondo me la cosa migliore è camminare, quindi 10 minuti ci siete tranquillamente. Abbiamo i nostri siti social, e quindi il sito web, il sito Facebook, Instagram, LinkedIn, che trovate scritti qua.